Oggetto numero 40, risponde l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Bettarelli. Prego, consigliere Bettarelli. L'interrogazione è abbastanza specifica e fa seguito, al di là della riforma su ARPAL, che, su cui ovviamente già siamo di recente entrati nel merito, con tutti annessi e connessi, su cui non è questo ovviamente il momento per tornare, e fa seguito invece ad una strana serie di delibere che si sono susseguite soprattutto nel mese di ottobre da parte della Giunta e che stranamente fanno seguito all'arrivo di due figure apicali della Regione e dell'ARPAL, che sono il dottor Reboani, direttore del Servizio di Pianificazione e Coordinamento dei Fondi Europei, e l'avvocato Nicastro, direttore di ARPAL Umbria. In particolare una delibera del 13 di ottobre, appunto, in cui si assegna l'incarico all'avvocato Nicastro, un incarico di 120.000 euro più un ulteriore 10% in ragione dei risultati, una successiva delibera del 25-10 con la quale vengono modificati i compensi dei direttori, una successiva delibera sempre di giunta del 27 ottobre con cui si aumenta la componente variabile portandola dal 10 al 20%. Quindi sono almeno tre delibere che si susseguono nel giro di 14 giorni che fanno appunto seguito alla nomina del direttore di ARPAL Umbria e del direttore comunque Reboani, che stranamente entrambi, legittimamente ci mancherebbe, ma stranamente entrambi dai curricula che sono pubblici risultano essere stati collaboratori dell'ex ministro Sacconi all'epoca del governo Berlusconi ter, quater, giù di lì. Quindi questa è la situazione, diciamo, ad oggi in essere a seguito di una serie di deliberazioni che si sono appunto susseguite. E al di là della riforma in sé, che doveva fra l'altro portare dei risparmi, al di là delle grandi enunciazioni che anche sul DEFR appena messo a disposizione e appena deliberato ci sono rispetto alla riduzione dei costi che la Regione intende, almeno sembrerebbe a parole scritte, intendere ottemperare, e sembra esserci, anzi sicuramente c'è, un aumento dei costi delle figure appunto dirigenziali. E quindi con l'interrogazione sono a chiedere appunto se questi costi ci sono e a quanto è l'aumento dei costi, e in particolar modo anche la presenza fisica dell'avvocato Nicastro in particolare, visto che si legge all'articolo 19,2 appunto della legge regionale istitutiva di ARPAL come l'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato con carattere di esclusività e da tempo pieno, quindi per sapere se la direttrice Nicastro, l'avvocato Nicastro, svolge la sua funzione presso la sede di ARPAL, sottolineo, in maniera appunto continuativa, così come previsto dalla normativa vigente, oppure no. Grazie. Assessore Fioroni. Sì, devo dire che per la prima volta provo un po' in imbarazzo nel rispondere a questa domanda, con una interrogazione, con una serie di premesse. Adesso io sottolineare che due persone che integrano l'organico di questa regione abbiano collaborato con un ministro ha un che di paradossale, anzi devo rendere merito alla opposizione in questo caso, che hanno saputo apprezzare che finalmente in questa regione le scelte vengono fatte su base curriculare, e forse ignorano che oltre il ministro Sacconi la dottoressa Nicastro ad esempio ha lavorato con i ministri Salvi, Maroni, Damiano, Fornero, Giovannini, Catalfo e anche con il ministro Orlando, oltre a essere stata direttore generale di INAP e dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro. Allora, se vogliamo fare polemica, possiamo farla, ma se io devo avere come elemento di particolarità
che un dirigente, due dirigenti, ne sottolineo due perché ne prendiamo tutto il merito finalmente di aver fatto delle scelte su basi curricolari, di avere qualcuno che ha lavorato in dei ministeri, che è stato collaboratore stretto di un ministro, questo è un elemento di merito, non è un elemento di sospetto come si potrebbe vincere da questa interrogazione fatta dal consigliere Bettarelli. Non solo, questa tradisce una cultura un po' tipica, se vogliamo, dei regimi autoritari, nella quale i funzionari pubblici, in particolare i dirigenti, sono a servizio di qualcuno. I dirigenti pubblici, voglio ricordare, che sono a servizio delle istituzioni e per contratto hanno, e anche questo lascia tradire una cultura un po' impiegatizia della dipendenza pubblica, hanno delle attribuzioni, degli obblighi che sono legati al raggiungimento degli obiettivi e per quanto ci riguarda la dirigenza pubblica, le persone coinvolte sono da considerarsi in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Faccio notare che relativamente ad ANPAL nel giro di poche settimane siamo riusciti ad avere finalmente, dico finalmente perché nel piano di potenziamento delle strutture pubbliche, dei centri dell'impiego, quello che ci richiama il governo, finalmente abbiamo avuto la stabilizzazione del personale interno, finalmente è stato steso il regolamento dei concorsi, sottolineo il regolamento dei concorsi perché è un tema fondamentale, e entro l'anno ci saranno gli avvisi per i concorsi, quindi finalmente si sblocca un piano di potenziamento che era rimasto troppo tempo fermo nonostante le nostre sollecitazioni. Allora, relativamente agli stipendi, ricordo bene che il compenso del direttore generale di ANPAL era in legge equiparato a quello di un direttore regionale, ma ricordo anche bene che i dirigenti regionali, laddove ricoprono le funzioni di direttore, non sono posti in aspettative fuori ruolo, con conseguente necessità di attribuire ad altri dirigenti le posizioni rese disponibili. Quindi vorrei capire in questo caso quale sarebbe l'aggravio regionale. Io ritengo che ogni tanto serva un po' di correttezza, serva un po' di coerenza. Questa interrogazione, più che l'interrogazione, ha il sapore della velina quasi. E onestamente rimango perplesso quando non si comprenda come, ad esempio, che un direttore regionale come Paolo Reboani, di comprovata esperienza, io vi invito ad andare a leggere il curriculum sia della dottoressa Di Castro che del dottor Reboani, non ci si renda conto che la complessità che è in capo a una direzione che ha il coordinamento di tutto il PNRR, della nuova programmazione comunitaria, e non abbia necessariamente bisogno di una diversa pesatura, perché siamo di fronte a una stagione storica in cui ci troveremo a gestire una quantità di finanziamenti mai vista in precedenza. E se permettete, è una cosa che non è banale, in precedenza avevamo una struttura che era composta da un numero più elevato di dirigenti con una spesa di 658 e 5 direttori di fronte ai nostri 4, quindi con un aggravio di costo di 150.000 euro. 150.000 e siamo stati una regione che ha avuto una capacità di spesa fra le peggiori d'Italia. Noi ci stiamo cercando di dotare di una struttura per poter finalmente, assessore Paparelli, mi dispiace che forse sono venuti a mancare, non lo so, qualche riferimento, ma noi cercheremo di portare all'interno di questa agenzia la migliore professionalità possibile, cercheremo di far sì che assessore vedi. Faccia finire l'assessore Fioroni, consigliere Paparelli, c'è un question time. Faccia finire l'assessore, per favore. Allora, ribadisco, e anche le scelte che sono fatte per cercare di portare finalmente questa regione, come già sta succedendo, a delle performance di spesa sui fondi comunitari, e vi assicuro che le performance di ARPA sulla spesa dei fondi
dell'FSE è piuttosto mediocre per migliorare la capacità di spesa. Su questo noi vorremmo essere giudicati, non sul fatto che un direttore ha collaborato con un ministro, ma Dio sia beato su questo, perché veramente su questo non possiamo che essere contenti che finalmente le scelte vengano fatte su criteri curriculari. Per favore, consigliere Paparelli, deve permettere all'assessore di finire la risposta. Però così, guardi, Presidente, altrimenti non è nelle condizioni di rispondere. Allora, prego. Se qualcuno è nervoso per queste cose, io chiudo così. Prego, consigliere Paparelli, per favore. Consigliere Paparelli, lei è una persona molto maleducata, glielo posso dire? Lei è una persona molto maleducata. Ma, consigliere Paparelli, faccia finire l'assessore, non lo interrompa, è a question time, per cortesia. Non si può interrompere l'assessore. Prego, assessore. Prego, è un fatto personale in aula, non sulla questione. Se lei parla mentre intervengo. Prego, assessore. No, io non ho più una tenere perché di fronte, se io non riesco a parlare con un consigliere che ogni due secondi mi parla sopra, io smetto quello che dovevo dire, l'ha detto. E i numeri ci sono. I numeri e i titoli. Replica, consigliere Bettarelli. Devo dire che per essere una velina l'assessore si è estremamente arrabbiato e irrigidito. A pensare che una velina l'assessore la fa innervosire in questo modo e per 5 minuti circa del suo intervento ne dedica 4 e mezzo a deviare l'oggetto dell'interrogazione facendo finta che il problema sia la collaborazione col ministro Sacconi, che è stato citato, ma avrei potuto citarne altre, piuttosto che le spese che effettivamente sono aumentate. Ripeto, mi fa pensare che questa velina abbia forse un po' colpito nel segno della Giunta rispetto anche poi ai dati che si trovano nel DEF. Io tutti questi risparmi, studiando il documento di economia e finanza sul personale, non li riscontro. Quindi, ripeto, a parole molto bravi, in pratica un pochino meno. Evidentemente sono soddisfatto che le persone, come sempre avvenuto, vengano scelte non con metodi di regimi autoritari, come lei ha detto, non credo che ci siano mai stati metodi di regimi autoritari, ma vengono scelti per il merito. È un caso che i due collaboratori abbiano collaborato pure con il ministro, come abbiano collaborato con altri. Mi fa anche piacere che insomma, si dia la programmazione comunitaria a chi magari se ne è occupato poco in passato, ma sicuramente ci sono le competenze e le qualità per farlo. Il problema è quello delle spese, c'è un CDA, c'è un direttore, ci sono delle spese che aumentano e credo che sia anche interessante valutare la questione che è vero che un direttore fa il suo lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno, ma magari la presenza con tutto il personale, le persone come dire anche sottoposte, credo che sia doverosa per mandare avanti le pratiche, sia doverosa rispetto a un servizio come è stato quello, ma come ce ne sono stati anche altri in Regione, che tutto sommato le risposte l'hanno sempre dato in passato. Quindi probabilmente queste figure che hanno, ripeto, vinto una selezione, ci mancherebbe altro, correttissima, e forse lo spostamento da Roma a Perugia li mette un attimino in ambas, c'era bisogno di qualche, come dire, forma superiore di investimento, c'è magari la possibilità, anche la volontà, non lo so, di utilizzare sedi non proprio perugine ma sedi romane della regione, per cui si svolge la propria attività non vicino a coloro che quotidianamente stanno nel loro posto di lavoro e che magari hanno anche necessità e bisogno di indirizzi, non tanto per sé ma per dare risposte alle tante domande che arrivano, piuttosto che, ripeto, spostarsi quotidianamente oppure proprio settimanalmente dal lunedì al venerdì su un'altra città, che fra l'altro è Perugia, insomma, non è che parliamo di una città qualsiasi. Quindi io concludo con la considerazione che non parliamo di chissà quale cifre, perché effettivamente non parliamo di cifre esorbitanti, ma che c'è un aggravio di costi e che questo aggravio messo all'evidenza pubblica con un'interrogazione crea forte disagio. E ora consigliere Paparelli, oggetto numero 41, interroga il consigliere Paparelli
Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Ultimi due question time, poi c'è il bilancio consolidato. Prego. Grazie Presidente, ma come è noto dal aprile del 2021 è in vigore un decreto legge numero 44 che prevede l'obbligo del vaccinale per il personale sanitario, tanto più per quelli che operano a contatto diretto col pubblico, quindi operatori sanitari. Adesso mi pare che andrà, tra qualche giorno ci sarà anche l'obbligo per gli amministrativi, però per tutto il personale sanitario l'obbligo era già in vigore dall'aprile del 2021. E siccome noi abbiamo assistito, almeno io sono a conoscenza di episodi accaduti nell'azienda ospedaliera di Terni, ma mi riferiscono anche di altre, in altro tipo di situazioni, che a un certo punto qualcuno ha deciso di nominare dei referenti per controllare a ogni piano dell'ospedale i Green Pass. Solo che il Green Pass si ottiene anche col tampone, come lei ben sa. Quindi, com'è possibile che l'accesso all'ospedale in un ospedale sia regolato dal Green Pass e non si sia fatto tutto quanto il possibile a distanza di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sei mesi, per sapere chi è il personale sanitario che non è ancora vaccinato, quante sono le unità, quello che chiediamo nell'interrogazione, che non rispettano e non hanno rispettato l'obbligo vaccinale, ovviamente i provvedimenti assunti per quelli che non lo hanno rispettato. Perché continuare a consentire le modalità di accesso, tramite Green Pass, significa nelle aziende far entrare personale che probabilmente non è vaccinato, con le conseguenze che questo può determinarsi. Tra l'altro ci piacerebbe sapere, ovviamente nel rispetto della privacy, non chiediamo certamente i nominativi, ma il numero quantitativo di quanto parte del personale sanitario ancora non ha assolto l'obbligo vaccinale, quante persone sono state sospese e quante sanzioni elevate ad oggi. E ci piacerebbe saperlo anche per le figure apicali, direttori generali, amministrativi e sanitari, che sono quelli che dovrebbero dare l'esempio. Mentre noi abbiamo ancora, anche rispetto alla discussione di oggi, ancora qualche direttore che telefona dicendo che smantella strutture perché ci sarebbero dirigenti ospedalieri amici di Tizio o di Caio, quindi questo è il parametro che utilizza. E anche oggi abbiamo assistito al fatto che, dire la verità banale, di Catalana a memoria, che se prima all'ARPAL c'erano due dirigenti della regione, adesso c'è il consiglio di amministrazione esterno, la favoletta che i costi sono diminuiti, manca i bambini che vanno all'asilo, la si può raccontare, ma la cosa più grave, che anche oggi ho sentito, che è in linea con quello che noi che ho detto prima rispetto a qualche direttore sanitario delle aziende ospedaliere e delle aziende territoriali, che noi facciamo le interrogazioni per difendere qualche dirigente di riferimento o meno, perché a noi non è che ci risulta che sia stato licenziato qualche dirigente, anzi sono ottimi e migliori collaboratori anche dell'attuale giunta, perché il dirigente fa il lavoro che gli dice la giunta e non è riferimento di nessuno. Ma se questa è la cultura e lo stile con cui qualche assessore, qualche direttore fa le cose, vorremmo capire, rassicurare la popolazione che almeno nelle aziende sanitarie c'è un assessore della sanità che vigila che l'obbligo vaccinale sia rispettato per tutti, a cominciare da chi dovrebbe dare l'esempio. Quindi proviamo per sapere le questioni che ho elencato, quante unità di personale non hanno rispettato l'obbligo, quanti provvedimenti di sospensione assunta e se è a conoscenza del fatto che abbiano completato il ciclo vaccinale tutti i direttori che operano nelle nostre aziende. Assessore Coletto. Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'interrogazione fatta dal consigliere Pupparelli, c'è la massima attenzione da parte del sottoscritto nell'andare a verificare in maniera puntuale, e a maggior ragione adesso con il Super Green Pass e tutti quelli che sono i provvedimenti collegati, è già in itinere una richiesta di verifica e ulteriore approfondimento nei confronti delle aziende e delle aziende nei confronti di tutti quanti i dipendenti, evidentemente. Posso dire però che gli operatori in servizio nelle aziende sanitarie regionali ammontano 10.400 unità, comprensive dei direttori generali amministrativi sanitari, oltre ai 1.749 medici convenzionati. Il numero di operatori nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti di sospensione dal servizio è pari a 75 unità. Si precisa al riguardo che i dati sono in continuo monitoraggio anche in relazione all'andamento dell'adesione alla campagna vaccinale, nonché alla produzione di eventuali certificazioni di esenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e normative 87, 127, 139 del 2021 e tenuto conto della rispettiva autonomia organizzativa, ciascuna azienda sanitaria regionale si è dotata di appositi protocolli per il controllo degli accessi di tutto il personale a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Ciò non toglie, come suggerito appunto dal consigliere Pupparelli, che queste persone debbano essere vaccinate. Quindi stiamo provvedendo, come ho già detto, ma lo sottolineo, a sollecitare le aziende che sono i datori di lavoro, ma successivamente saranno anche, se non ricordo male, gli ordini dei medici a verificare che medici, ma più in generale, al di là dell'ordine dei medici, tutti quanti gli operatori sanitari siano vaccinati. Ripeto, sta arrivando, sta per essere approvato un ulteriore provvedimento che irrigidisce ulteriormente quella che è la situazione del personale sanitario all'interno delle strutture sanitarie per quanto riguarda la vaccinazione, e noi saremo parte diligente nella farne osservare sia attraverso le aziende sanitarie, chiedendo anche l'aiuto evidentemente dell'Ordine dei Medici. Grazie. Consigliere Pupparelli per la replica. No, io sono soddisfatto del fatto che l'assessore Coletto oggi ci annuncia che presterà la massima attenzione, diciamo, sul tema. Sono un po' stupito del fatto che a fronte di una legge dell'aprile del 2021 nessun direttore generale delle aziende, soprattutto negli ospedali, chi dirige gli ospedali e i presidi, abbia pensato a stipulare un'intesa con l'Ordine dei Medici per farsi dare in periodicamente i nominativi di coloro che non avevano assolto l'obbligo vaccinale. E mi auguro che allo stesso modo oggi, diciamo, assuma provvedimenti per chi opera negli ospedali per trovare una soluzione diversa anche nell'ambito, per consentire l'accesso solo degli operatori sanitari, solo di chi è vaccinato, non attraverso il Green Pass, perché adesso utilizzeremo anche il super Green Pass, potrà essere utilizzato, perché anche quello prende il tampone, e bisognerà trovare uno strumento. Voi state anche conferenza Stato-Regioni per controllare che chi accede negli ospedali ed è operatore sanitario, adesso anche amministrativo, vi acceda perché è stato vaccinato, perché altrimenti, diciamo, quello che facciamo risulta inefficace e mettiamo a rischio la nostra popolazione. Grazie.